La mia memoria arriva quasi 100 anni indietro, ma contiene pure cose che ho saputo dai miei vecchi e cose che i miei vecchi hanno saputo dai loro. Per esempio un terremoto spaventoso che venne tanto tempo fa, e poi la fame nera di quando mio nonno era piccolo. La gente cascava per la strada dalla debolezza e moriva. E poi quello che fecero i francesi di Napoleone dalle nostre parti. Portarono via gli oggetti d'oro e d'argento e certi quadri dalle chiese. La mia memoria si va un bel pezzo indietro, a quando Camaiore aveva ancora il suo giro intatto di mura castellane, con le torri e le porte che di sera si chiudevano. Porta Lucchese, Porta Lombricese, che è l'unica rimasta, Porta Genovese. Ecco, la Porta Genovese, che era in fondo a Via di Mezzo, io l'ho vista. Ho visto pure quella, me la ricordo appena, ma l'ho vista. Quando la tirarono giù nel 1901, avevo 9 anni, me la ricordo. Allora, ai primi del secolo, a Camaiore c'era tanta, ma tanta miseria. Questo sì, me lo ricordo bene. Calzolai, barbieri, sarti, qualcuno che andava a lavorare fuori, a Viareggio, a Pietrasanta. Chi faceva il manovale, chi il muratore, chi andava a opera nei campi, chi ci andava col tram e chi a piedi. I più ci andavano a piedi perché era fine davvero. Facevano comodo anche le 2 palanche per il tram. Ecco, tanto per dire, noi altri ci s'aveva la bottega di barbiere proprio in piazza, accanto alla farmacia. E per una barba o un taglio di capelli ti davano 2 scitti, 3. E per barba e capelli un 20. E certe barbe, porco d'inci, certe teste, letti poveracci, prugliolosi, pidocchiosi, venivano giù dai paesetti di montagna e dal piano. Venivano il sabato e la domenica a far provviste per la settimana. Aringhe, salachini, il sale, tabacco, fiammiferi, chiodi, una fune, quelle cose lì, insomma. Poi c'erano dei banchetti di gente della Pieve che vendeva testine d'agnello. Una testina d'agnello 20 citti, 20 centesimi. E la testina d'agnello, io l'hai, se la cuoci a modo è buona, buonissima. E poi con la fame che c'era. La domenica mattina s'apriva bottega alle 4:15 e alle 5:30 c'era già la piena. A quell'ora in chiesa grande entrava la prima messa e dopo ce n'era una ogni ora fino a mezzogiorno. Preti allora ce n'era un mucchio, il priore, i curati, i canonici e poi diaconi, i chierici, hai voglia di preti, e avevano tutti da fare. Alle 10:30 c'era la messa cantata con un accompagnamento d'organo. Era una bella messa, bella. Ci veniva pure il principe di Borbone con la famiglia. Gli uomini tutti vestiti di nero, le donne col pizzo in capo. In chiesa ci avevano una panca apposta, bella, lunga, perché erano un branco. Venivano dalle pianole con 3 o 4 carrozze tirate da certe fariglie, certi cavalli, porco d'inci, cavalli bianchi, belli, di sangue. Bisognava vederli quando imboccavano la via di mezzo e venivano su su fino in piazza scalpitando a testa alta. Era uno spettacolo. Ah, ecco, quando di preciso non lo so, ma a fare del vecchio castello di Camaiore una città è stato uno dei principi, dei Borboni. Lodovico mi pare che si chiamasse, ma non ne sono sicuro. E quella fontana lì in piazza, anche quella la regalarono loro, i Borboni. La piazza a quel tempo era sterrata con un marciapiede giro giro. E la via di mezzo, ecco, la via di mezzo era sì lastricata come ora, però aveva il piano affossato al centro, non tondeggiante. Anche la via del Suffragio e la via dell'Angelo, che ora sono la via 20 Settembre, erano lastricate così. La memoria, cose belle e cose brutte. Le cose belle uno magari se le scorda con più facilità, a parte si intende il privato, la famiglia, gli affetti. Nella mia memoria ci sono pure 5 o 6 guerre. Il fascismo, i tedeschi, le SS. Il ricordo di tanti innocenti bruciati coi lanciafiamme o impiccati agli alberi col filo spinato. Ma cose belle e cose brutte. La memoria.
Le cose, belle e brutte, che ogni uomo si porta dentro. Le sue radici. L'eredità psicologica delle esperienze, cognizioni e opinioni dei padri. Si cominciò in tempi lontanissimi avvolgendo i piedi in pelli di capra. Da allora e fino ai primi di questo secolo, le scarpe si sono sempre fatte a mano. Ora, in tempi di vai e getta, mestiere e strumenti di questo calzolaio di Camaiore hanno il significato di una sopravvivenza. Incisori, ebanisti e carrai ormai sono del tutto scomparsi da questa terra. Oggi anche qui i mobili si fanno a macchina e i carri tirati da buoi, cavalli o asini sono stati sostituiti da veicoli a motore. Lo spirito e le capacità dei vecchi artigiani, tuttavia, non si sono persi. L'arte di battere il ferro alla maniera degli avi nella ferriera di Candalla. L'energia idraulica muove il maglio come nei tempi remoti e il fabbro, semmai, ha affinato la sua maestria per trarre dal ferro non più soltanto arnesi per lavorare la terra, ma anche oggetti ornamentali di squisita fattura. La memoria, i mestieri delle origini, dei bisogni primordiali, l'uomo ed elementi di natura per cose semplici, l'uomo e materia d'aria, d'acqua e di sole. In queste piccole abilità, quasi magiche, ci sono millenni di pratica. Civiltà contadina. La torcitura della canapa come si faceva una volta nelle campagne. Una ruota girata a braccia che muoveva alcuni rocchetti e l'azione manuale del funaio. Così si facevano i trefoli e poi gli spaghi e poi le corde per tutti gli usi. Il fuso, la rocca e il pennecchio. L'industria della filatura con gli attrezzi della sua leggenda. Fino a non molto tempo fa, nei paesi intorno a Camaiore, specialmente in quelli di collina e di montagna, canapa, lana e cotone per tessere le tele delle robe di casa, lenzuola, coperte, biancheria e indumenti, si filavano ancora con questi piccoli atti manuali. Ai giorni nostri, suggestiva memoria di un'arte mitica. Il mondo contadino, semplicità e ingegno, saggezza e praticità. Il telaio, attrezzo elementare e geniale per un lavoro meccanico che conserva un fascino straordinario.
i gesti della Tessandora, che la tessitura è sempre stata in compensa femminile, il salire e scendere dei licci ad alzare ed abbassare i fili dell'ordito, il correre della spola tirata da una parte all'altra a passare il filo di trama, l'andare e venire della cassa a serrare il ciclo, sembrano oggi più che mai momenti di un fausto rito domestico. La gente di questa terra è laboriosa e intraprendente, poi è tenace e prudente, poi è un tantino restia e un bel po' diffidente. Ma nella sua memoria più lontana c'è la paura delle epidemie ricorrenti, delle terribili carestie e l'orrore delle guerre bestiali. C'è la desolazione della terra devastata, c'è l'innocente timore di Dio, il rispettoso riguardo verso il potente, la passiva umiltà, il pacifico fatalismo. C'è l'atavica abitudine alla fatica e alla frugalità, e c'è la povertà arcaica. Per questo è anche e soprattutto umana. Difficoltà e disagi le hanno radicato il senso religioso della vita, il profondo rispetto per tutto ciò che richiede impegno e fatica, il riserbo di fronte a certi stimoli del progresso, anche sociale, l'attaccamento tenace alla tradizione, per cui la castagna è ancora risorsa preziosa e il pane il dono più grande della terra madre. E non è pane se non è lievitato con un pezzetto di pasta di frumento inacidita, non è manipolato a lungo nella madia di castagno dalle mani abili e amorose di una donna e non è cotto nel forno a legna. E il grano, oppure il gran turco, le castagne, quando il pane si fa di gran turco o di farina dolce, deve essere stato macinato in uno dei vecchi mulini ad acqua della zona, perché il mugnaio è il pronipote di quelli che macinarono per i padri. L'aria è quella del paese e i palmenti sono della stessa pietra di cui è fatta la casa. La castagna, il pane, l'olio. L'olio, il terzo degli elementi simbolo di una cultura di valori assoluti. L'albero che produce il frutto dal quale si spreme è pianta della pace e della prosperità delle genti, è biblico termine di paragone della sapienza, della bellezza, della rettitudine. L'olio arricchisce la mensa più modesta, è sostanza e purezza. L'olio è l'abbondanza, la fecondità, la santità della vita.
tutto questo è vivo e intatto, particolarmente nelle zone montane dove l'ambiente è rimasto pressoché incontaminato e le strutture sociali ed economiche non hanno ancora subito sostanziali trasformazioni. Nel piano agricolo e nella fascia balneare sopravvive, invece, in certi atteggiamenti e abitudini, in certi caratteri e spontaneità che affiorano costanti in un quotidiano sempre attento alle novità. Il discreto, romantico luogo di villeggiatura marina che era una volta il litorale dalla fossa dell'Abate a Motrone è diventato negli ultimi decenni un affollato, colorito e chiassoso mercato del sole nel quale nuove esigenze hanno creato nuove attività, stimolato nuove iniziative. Ma dalla spiaggia sono scomparse le dune e gli stupendi capannelli di legno, pitturati coi colori della natura, i verdi intensi, i rossi pieni, i blu mare, i gialli. Ora i bagni hanno bar, piscine, impianti radio e televisione, bagnini professionisti, interpreti, istruttori di nuoto diplomati, ma sono anche più anonimi. Ci sono assai più alberghi e ristoranti, botteghe e ritrovi, ma un po' meno pinete. Il sole però è sempre lo stesso, la sabbia è quella e l'aria, l'atmosfera. Questa è pur sempre Versilia, dolce terra dove chi arriva per la prima volta scopre subito di essere già stato, in sogno. Fino alla Seconda Guerra Mondiale, il paesaggio rurale della piana tra la collina e la statale Aurelia era caratterizzato dalla prevalente coltura dei cereali. Una successione uniforme di piccoli poderi, di campi delimitati da festoni di viti appesi a filari di salci, di olmi e di pioppi, casolari sparsi, strade sterrate e profondamente carreggiate, fossi. L'attività agricola era regolata col sistema della mezzadria, chiuso a ogni novità, a ogni trasformazione. Le stagioni si susseguivano identiche, monotone. La gente rassegnata e sottomessa viveva solo per lavorare, senza stimoli, senza prospettive e senza velleità. Oggi è tutto un altro mondo. Il vecchio colono ha riscattato la terra che aveva sempre lavorato e mai posseduto. Ha cominciato a guardare al di là dei suoi orizzonti consueti. Si è fatto intraprendente e ambizioso. Al concetto di lavoro ha associato quello di profitto. Ha cambiato radicalmente il rapporto con il suo mondo e con il mondo esterno. La sua è diventata sempre più un'attività mirata. Ora siamo a una particolare specializzazione ortofrutticola e floricola. E siamo a un diverso tenore di vita, a una diversa dignità umana e sociale. Civiltà contadina, civiltà dell'uomo, della sua anima più vera, della sua identità, che trae dalla memoria e dalle radici, in questo paese ancora presente nel legame con la terra, nel porsi davanti alle cose importanti dell'esistenza, persino nel modo di colonizzare la natura, negli interessi e negli affetti, anche nell'ingenuo candore di credenze favolose e distintive certezze, i lupi mannari e i baffardelli, le fate e le calcavecchie, gli incantesimi e i sortilegi che si porta dentro, nel profondo, e che hanno la stessa matrice della fede in Dio. Io voglio raccontare una cosa, ma è vero, come il Vangelo. Allora, quando nascete il mio angelo, stavo laggiù a Redo
E si chiamavano 20 citti, a quei tempi figurativi. L'Armida racconta alla Viola di quando perse il latte e di come padre Giacinto sconfinò le formiche che avevano preso a frequentare il cestone del suo angelo. In questa straordinaria testimonianza abbastanza drammatica e tuttavia pervasa da una vena sottilissima di umorismo, c'è tanta delicatezza e commozione, tanta poesia. Ascoltiamo. Oltretutto è un documento raro della parlata camaiorese di una volta e una lezione di autentica umanità. Oh no, mi disse, vedo che mi succede. Mi disse, il mio angelo mi può fare sangue, non mi senti sgomentare. Ti aiuto io. E allora io piangevo perché lui mi guadagnava poco. E venne col mizierico e mi disse, ma che ti è successo a me? E gli disse, dove eri? Papà del mio laggiù, che era fratello di mio padre, mi disse, non ti sgomentare, disse, te lo pago io il latte. E poi disse, quando è cresciuto un po' di farinatina, ma che cosa, insomma, ma avevo già quattro figlioli, eh. Allora questo ragazzo, io mi comprai una bottiglina di vele dal latte, di San Pellegrino, una volta c'era in così, un ciuccino alla farmacia, mi comprai. Era la macchinettina gialla, con lo spirito, so, portai tutto su sul canterale. Un bicchiere da latte, un bicchiere da caffè, da sarolina, un bicchiere di zucchero. Mi diceva, anzi, ne formiole, ma avete visto. Mi passai, io dove venissero, non so, quelle formioline in fila indiana, addudito, sì, mandai nel cestone, mi ritornai nel cestone, io sapevo dove venire. Una notte, due, tre, io lo tenevo pulito perché lavavo e poi c'era il fiume vicino. Cate, disse, ma vita a vedermi ragazzo, disse io la sera, che faccenda c'ho? E difatti c'era la candela, non c'era la luce. Disse, sai che fa? Vai a Prati. Dice, c'è 78 Prati. Chiami padre Giacinto, che lui mi sconfina. E dice, ma hai fede? Fede sì. Dice, fai la limosina. E allora io, questo ragazzo era già altre settimane, veniamo fino a Betta del Concino con il suo Fernando, a portare latte, sana e verde, lo può dire. E dice, oddio, ma come fai, povera creaturina, come fai? E quel ciuccino fiorito, come... Ma sì, da piangere, detto, piangevo e poi mi viene la grima all'occhio ancora se ci... Allora io, venne questa catena di rete, mi disse, vada padre Giacinto. E io mi partì e andai a Prati, suonai, e venne Frallino, mi disse, che volete? Volevo, disse padre Giacinto. Disse, sì, che bene questo frate, bravo, poverino, ma era grosso, farà una botta. Dice, che volete, donnino? Disse, vorrei questo e questo, disse, ho una creatura, e ce le fuori, mi sembra la vita sconfinata. Sì, beh, vengo, se va qua benedetta, insomma, quello che benedicino, la stola è ben senso. E me le confinò. Dice, dove volete confinare? Dice, nel letto del fiume, dice, perché io del male, credo, non avevo fatto ne voglio nessuno. Ora lui stava lì a parlare più e meno, e venne Cesarino De Lubicetti e gli disse, oh padre Giacinto, ce l'avrei anche io un campo pieno di bruci, che mi mangio tutti i cavoli, lombardelli e quelli fiori. Dice, ma sì, vengo, volombo, vengo. Sicché si tratta di un povoino e poi andò via. E ne risconfinò. Questi bruci il letto del fiume era fiorito, camminavi, non si vedeva neanche l'acqua. Ora credete o non credete, a raccontarla è una folla. È Vangelo, ma è quello di Dio. Siamo alle manifestazioni del culto che qui ha i suoi momenti più notevoli, oltre che nella ricorrenza del nome di Gesù, in quella del Corpus Domini e specialmente nella triennale commemorazione del Cristo morto. Poiché per abbellire il castello in occasione delle feste i signori di Camaiore usavano esporre a finestre e balconi dei loro palazzi damaschi e tappeti, la gente del contado, in un patetico slancio di emulazione, prese a portare dalla campagna ramoscelli di mortella e fiori selvatici e a spargerli nelle strade. Nacque così
una consuetudine gentile, dalla quale sarebbe poi derivata quella originale espressione d'arte, sicuramente unica in Italia e forse anche nel mondo, che è l'odierno tappeto di Pula. Dopo una preparazione che richiede l'applicazione assidua per mesi di numerosi operatori, il tappeto di Pula, la segatura colorata, si completa nell'arco della notte che precede il Corpus Domini e, una volta finito, dura solo il breve tempo che il sacramento, portato in processione, impiega a percorrerlo. Si parte da una ispirazione, un'idea che si fissa sulla carta. È il progetto, il disegno del tappeto, proprio come si fa per i lavori al telaio. Poi si pensano i colori, quelli dei fondi, quelli degli ornati, quelli delle figure. Poi ci si dà da fare. La tecnica di realizzazione, che è tanto semplice quanto geniale, consiste nel sovrapporre vari strati di pula, ognuno corrispondente a un dettaglio del disegno mediante stampi ritagliati nel compensato. Prima, quando il compensato non c'era, si adoperava il cartone e, prima ancora, si procedeva sulla traccia del disegno riportata sul selciato. La notte dei tappeti è una notte speciale a Camaiore, una notte di emozioni e di rivelazioni. Comincia quando si accendono le luci, dopo che i preliminari sono esauriti e i meccanismi della rappresentazione sono ben delineati. Perché non c'è dubbio che si tratti di una rappresentazione. A questo punto se ne può già cogliere, sebbene piuttosto confusamente, il senso scenico nella successione e nel ritmo delle azioni e una teatralità velata, ma presente in certe mosse, in certa gestualità nel sistemare uno stampo o nel toglierlo, nel dare la pula, nello sporgersi, piegarsi, allungarsi. E si intuisce che nella presenza della gente ai bordi della strada c'è un valore assai diverso dal puro fatto fisico, una motivazione che va ben oltre la semplice curiosità. Poi, a poco, ogni particolare si colloca nella giusta prospettiva. Gesti e atteggiamenti assumono una loro precisa misura. Improvvisamente ci si rende conto che questo è un caso straordinario e allora la strada diventa immensa navata di chiesa, dove tutti, quelli che fanno e quelli che stanno a guardare, sono protagonisti dello stesso accadimento, che è un fatto di ingegno e fantasia, e insieme un clamoroso atto di devozione. Thank you.
settimana santa dell'anno 1986. Per la luminara di Lampanini di venerdì 28 marzo ci vogliono i cincindelli, quei cosini di filo di ferro e cubetti di sughero che servono a tenere a galla nell'olio lo stoppino. Ce ne vogliono molti, perché molti saranno i lumini che dovranno ardere, migliaia e migliaia, e si devono fare a mano, perché non c'è altro modo. Martedì Santo. In cima alla via di mezzo, vicino alla chiesa dei Dolori, si comincia a innalzare la cappella esterna. Quella scenografia a pannelli di legno e tela dipinta, in uso fin dai primi del secolo scorso, dalla quale muoverà la processione. Mercoledì Santo. Si fissano alle facciate le ultime armature di legno imbiancato. Nelle armature già a posto si inseriscono i lumini e nei lumini, dove ci sono, si versa l'acqua e l'olio. L'olio magari non è proprio d'oliva, come una volta, o non è proprio tutto d'oliva, ma il valore dell'offerta rimane intatto. Giovedì Santo. Sopra l'altare della Chiesa dei Dolori è tempo di montare il palco per l'esposizione del gruppo del Gesù morto. I simulacri della Madonna e del Cristo deposto, che stanno uno sull'altare e l'altro sotto, chiuso in una cassa, sono portati in sacrestia. Subito la cosa si carica di una tensione, di un pathos, che viene dalla maniera di maneggiare statue di legno quasi fossero corpi veri. L'Elisa, una pia donna che fa questo da più di 70 anni, spogliata Maria degli abiti del dolore con l'aiuto della nuora, le veste quelli del lutto. Ecco, ora tutto si fa manifesto, si fa solenne e toccante. Ora si concretizza in modo inequivocabile quel processo di immedesimazione, di identificazione che prima si è appena intuito. Maria non è più la statua della Madonna addolorata, non è più neanche una statua, è soltanto una madre alla quale è stato ucciso il figlio. E per l'Elisa è la vicina di casa, la sorella, una donna come lei. Le lega un vincolo, una affinità, un calore che vengono da secoli di vita vissuta e sofferta. Venerdì Santo. Stasera a Camaiore si porta Gesù morto. Stamani, intanto,
trascorsa l'ora della pietà, consumata singolarmente nell'omaggio tenero, l'atmosfera diventa trepida nell'attesa che il sole tramonti e si faccia il tempo del cordoglio collettivo. Sarà il momento più alto, l'atto più significativo della vita religiosa della gente di Camaiore e della sua terra. La manifestazione e dimostrazione più grandi di religiosità, quella che attiene allo spirito nella sua pienezza, la coscienza, i sentimenti, la memoria, la saggezza acquisita e tradotta in stimoli vitali, fatta patrimonio dell'anima. La tradizione del Gesù morto che si rinnova ogni 3 anni a Camaiore è antichissima. Si rifà quasi certamente alla devozione per la croce che è sentita e diffusa in tutta la Lucchesia. Nella sua forma attuale risale al 5-600. La statua della Madonna e quella di Gesù sono datate 1693. Quelle della Maddalena e di Giovanni sono assai posteriori. Per la processione moltissimi musicisti, anche camaioresi, hanno nel passato composto bellissimi cori. A commentare le immagini di quella che presentiamo, abbiamo però scelto arie dallo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, che qualcuno ha definito il divino poema del dolore.